Buon samurai a tutti, buon vaccino e buone cose per tutti. Poi diciamo così, buenos dias, maestro. Oggi abbiamo ospite il maestro Oscar Riga, classe 1945. Giusto. È diciamo un ninsei, come dicono i giapponesi, seconda generazione. Infatti, ninsei. Infatti. Quindi, caro maestro, parlaci un po' della tua vita, di papà, lo zio soprattutto, eccetera, perché la parola Iga a Okinawa fa storia a sé. Lo so, in un senso è un privilegio, un piacere, e in un altro senso una grande responsabilità. Io sempre dico che ci sono cose che uno merita e ci sono cose che è destino. Il fatto di che la mia famiglia appartenga a una famiglia samurai, e per quello è arrivato a un certo punto nella storia di Okinawa, lo dice praticamente la storia propria di Okinawa, e a un certo punto le famiglie samurai potevano allenare karate. Quindi questa disciplina per noi è una disciplina di famiglia che si tramanda di padre a figlio, e in questo momento l'ultimo, diciamo, anello sarebbe mio figlio Diego, che abita in Argentina, che è il rappresentante di Argentina per tutta l'America pure. Per quanto riguarda me, dopo aver vissuto con la mia famiglia, il mio padre e tutta la gente della scuola a Buenos Aires, in Argentina, perché fra parentesi io sono nato in Argentina, però cittadino giapponese dal momento che sono stato segnato il consulato giapponese in Argentina. Dopo, quando mi hanno nominato rappresentante per l'America, mi sono spostato in America, a Los Angeles, in California, e per la prima volta ho introdotto il karate di Okinawa in quel paese. Già c'era in quella epoca in Uruguay, Brasile, Ecuador, però dall'America ho fatto il grande salto in Europa, proprio in Italia. Anzi, là ci siamo conosciuti noi nel lontano 1989, più di 30 anni fa, a Milano. Dopo aver vissuto qualche mese a Milano, mi sono spostato in Veneto, alla città di Padova, e dopo sono andato a Rieti, Lazio, vicino Roma, e alla fine sono arrivato a Palermo, Sicilia, perché la mia idea era essere un po' in ogni regione, fare dei gruppi e così iniziare lo sviluppo della scuola Kyudokan Kigate in Italia. Ovviamente non pensavo rimanere tanto tempo in Sicilia e continuare con un'altra regione, però le circostanze, tutto quello che ho vissuto là, ha fatto che alla fine ho fatto la residenza. Oggi, come oggi vivo il momento, sono proprio residente a Palermo. Però quella, diciamo, sarebbe la sede, il Honbu Dojo, di quello che io chiamo la scuola a livello internazionale. Il mio lavoro pure è viaggiare per tutto il mondo, tutte le regioni d'Italia. Voi pensate che ho più di 1700 voli, quindi è parte del mio lavoro. Però in un altro senso, al di là della parte del karate, della scuola, conoscere altre culture, altra gente, altri posti, tutto quello ha arricchito il mio spirito pure, e non soltanto la pratica e la filosofia del karate. Quindi mi sono reso conto che in tutto il mondo la cosa più importante è il kokoro, il cuore, l'essenza umana.
Quindi in tutto il mondo c'è gente che vale e c'è gente che non vale. Questo mi viene in mente che proprio quando io ero un ragazzino, mio padre, che è stato il mio grande maestro, mi diceva sempre, ricordate, avvicinate alla gente che vale, allontanate della gente che non vale, non perdere il tempo. Mi diceva sempre quello. Tuo papà aveva ragione, ti ha detto una cosa saggia. Infatti, molto saggia, si perde molto tempo con le persone sbagliate, è così. E non si costruisce nulla. Tu lo sai pure per esperienza. Lo sappiamo. Ho qualche giorno in più di te, maestro. Ma una cosa importante è Sicilia. Quando si parla della Sicilia tutti rimangono scioccati, eppure la Sicilia ha ottenuto la prima medaglia d'oro, sì, del karate. Il comitè 1980 a Madrid per la WUKO con Ricciardo. Ha scuole, una grande, grande storia, sì. Da Mitsuya a, sì, a tanti altri maestri giapponesi e non giapponesi. Come ti trovi in Sicilia? No, mi trovo benissimo. Ovviamente sempre dico che la maggior parte dei giapponesi, soprattutto okinawensi, che hanno lasciato la isola, sono andati in Sud America, non in Europa. E quindi in Europa ci sono, in confronto con Sud America, pochi giapponesi, okinawensi. Invece in Sud America, soprattutto Brasile, ha un sacco di gente di prima, seconda, terza, quarta, fino a quinta generazione di okinawensi, giapponesi. Argentina pure, anche Perù. Quindi, perciò non è casualità che si sia sviluppato di più il karate okinawense in Sud America che in Europa. Quindi per me è stato, diciamo, una nuova avventura introdurre il karate di Okinawa in Europa. Ovviamente non è al caso che sono venuto qua in Italia. C'era qua un mio allievo dell'Argentina, uno dei miei più bravi allievi, Antonio Policrisi, che lui mi ha chiamato dicendo: qua possiamo fare scuola, io sto facendo questo, mi venga almeno un tempo e mi faccia di appoggio, di aiuto, senza che ho bisogno. Io in quella epoca ero a Los Angeles e arrivato a un certo punto che ho detto va bene, vado un paio di mesi, gli do appoggio e dopo torno. La circostanza, il destino ha fatto che quando andavo a un posto mi hanno detto: maestro, per fare la scuola qua rimango un altro mese. Sono andato così in diversi posti, alla fine ho detto va bene, rimango un tempo qua. E cosa è il destino? Policrisi, che abitava qua, è andato a Los Angeles e io, che abitavo a Los Angeles, abbiamo cambiato molto. Sì. Una cosa, hai detto una cosa molto importante per quanto concerne il discorso del paese e diciamo dei sudamericani per quanto riguarda il rapporto con okinawensi. Sì. Perché il problema è che a essere di Okinawa oggi si è Giappone. Ma la cultura di Okinawa non è una cultura giapponese. No. Anche la lingua è, infatti, di Okinawa è completamente diversa da quella giapponese. Le nuove generazioni parlano okinawense o parlano giapponese? No, le nuove generazioni purtroppo parlano il giapponese. E infatti ci sono, basta leggere un libro di storia, due culture diverse, perché anticamente Okinawa era il regno degli Ryukyu, quindi aveva una storia diversa, aveva più influenza dei cinesi che dei giapponesi. Basta vedere un mappa, Okinawa più vicino alla Cina che dal Giappone. Quindi avevano, a parte di una storia diversa, di una lingua diversa, l'okinawense, che è totalmente diverso al Nihongo, quindi la lingua giapponese, e il Okinawago, che in lingua okinawense è Uchinaguchi.
Purtroppo attraverso del tempo si sta perdendo questo, che è un peccato perché si perderebbe parte della cultura propria di Okinawa. E so che è stato un progetto di mettere nelle scuole la lingua okinawense in modo che questo non si perda, questo patrimonio. Perciò quando io vado in Okinawa e parlo l'okinawense, la gente rimane un po' sorpresa, come dicendo, lui che è nato in Argentina parla perfettamente okinawense, però perché? Perché a casa mia, quando abitavo a Buenos Aires con i miei genitori, che era un bambino, con mio fratello, mia sorella, si parlava okinawense, quindi mi è rimasto questo qua. A me mi sembra veramente un peccato se la lingua okinawense nel futuro non c'è più, perché sarebbe la perdita di gran parte di una cultura. Quindi speriamo che, comunque, ripeto, per quanto riguarda alla tradizione del karate, quello continua. Tutti sappiamo, così in due parole, una sintesi, che anticamente non c'erano tanti stili, tante scuole come adesso, c'erano due linee, o se c'era il Shorin o la linea Shorei, che oggi come oggi era Anche Tomari, Shurite anche Itomari, che è una, infatti il Tomari, il Tomari-te, che è al vicino alla porto, linea Shorin, era il karate del del porto, porto, esatto, sì. infatti. Invece Shuri era della città di Shuri e Naha-te proprio della città di Naha. Oggi come oggi non ci sono questa divisione. Tomari e Shuri sono quartieri dentro della città di Naha, però storicamente era così. Quindi noi siamo dentro della linea ovviamente Shorin, Shurite, e così dopo è nato sono nate diverse scuole dentro della linea Shorin, Matsubayashi, dentro di tutto quello, Kyudokan, che ha creato il mio zio Yuchoku, che è uno dei miei maestri pure. Però, in caso mio, ho avuto sempre, per una questione di convivenza, più influenza di mio padre Jintatsu in Argentina. E beh, chiaro, perché stavi a casa, stavi in Argentina, Infatti, tuo zio viveva a Okinawa, io ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare, e l'aneddoto basilare è che sono arrivato in Okinawa, sono sceso dall'aereo con il maestro Montanari, non avevo l'indirizzo, non riuscivo a spiegarmi né nel mio modesto giapponese né in inglese al tassista. Quando ho detto Iga karate, il tassista è partito, mi ha portato nella casa di tuo zio, hai capito? E non ha voluto neppure i soldi, cioè, perché il karate rappresenta una cosa, una storia di Okinawa, quindi questo è estremamente importante. Guarda, Certo. Però un bel ricordo, sì, veramente. siamo qui, maestro, alla dogana, grazie al rapporto con la Ezia, del professor Giovanni Gordiani, che dal 2017 porta avanti questo rapporto con Lo la so. comunità europea. Ti è piaciuto questo corso? La gente, come ti sei sentito? Veramente, io già conoscevo al professore Gordiani, diciamo il capo dell'Euretti, che tutti sappiamo, però attraverso della piattaforma Zoom. Quindi per questo, soprattutto in periodo brutto che stiamo vivendo per il Covid, era la unica forma di avere un contatto. Già abbiamo avuto un buon rapporto, però in questa occasione mi è piaciuto il grande piacere di conoscerla personalmente. È una conferma di quello che pensavo e sentivo su di lui, una persona corretta, sincera e aperta, perché tu pensi che lui, avendo fatto praticamente tutta la sua vita la linea Shotokan, ha chiamato a me di un'altra scuola,
senza nessun tipo di problemi, gelosia, niente, una mentalità aperta. Questo veramente lo apprezzo Questo è karate. tanto. Comunque, karate, Questo è è il concetto vero, del è karate, vero. il cerchio della vita. Non so, è come quando si parla di samurai, concorrono samurai. Il cuore del samurai è di tutti, non è Infatti, una cosa infatti. No, personale. no, no, a parte non solo in karate, la filosofia Certo. è unica e il sistema è diverso in Chiaro. ogni disciplina, però la filosofia è unica. Quindi, lo che volevo dire, per quanto riguarda questa occasione, che dal punto di vista tecnico mi è piaciuto che tutti i presenti, tutti concentrati, tutti con voglia di conoscere la nostra scuola, i nostri principi, le nostre leggi. Questo veramente mi ha dimostrato che gli allievi sono come quelli che sono loro insegnanti, hanno aperto la mente a loro senza nessun problema e pregiudizi, niente, e il cuore aperto. Mi hanno dimostrato affetto e mi hanno dimostrato rispetto, e lo voglio dire pubblicamente che è reciproco. A me, io mi sentivo come a casa mia. Io, Quindi abbiamo un'altra terza casa, non c'è più Argentina, non c'è la Sicilia, abbiamo la casa Venezia. Questo c'è un po' la casa di tutti allora, diciamo così. è vero, Il nostro regista ci fa segno è vero. che il tempo è a nostra disposizione è chiuso, io direi. Muchas gracias, maestro, muchas gracias de todo. Grazie. Hasta luego, maestro. Muy amable. Muchas gracias a todos. Los saludo de corazón.